Tutto Govi. Tutto Govi. Tutto Govi, quarta puntata. Sono gli anni dal 31 al 34, gli anni del consolidamento della fama di Govi attore, della definitiva scelta delle commedie che rimarranno poche nel repertorio goviano da conservare, degli studi sui nuovi definitivi caratteri. È la Genova degli anni 30. Curiosamente, la città negli anni 30 vive lo stesso processo di consolidamento, di rafforzamento, di direi acquisizione di importanza. È una direttiva precisa del governo di allora di realizzare in termini urbanistici, in termini sociologici, quell'operazione che era stata fino a quel momento soltanto di carattere amministrativo, cioè la realizzazione della Grande Genova, l'inglobamento dei comuni limitrofi, San Pier d'Arena, Nervis, Voltri, Sesto, eccetera, eccetera, in una proposta di città-metropoli. C'è l'assestamento del centro nella veste urbanistica che conosciamo oggi, l'apertura della galleria dai grattacieli, la costruzione dei grattacieli, qualche volta un'operazione che comportò perdite dolorose, per esempio il vecchio quartiere di Ponticello col suo barchì, con la sua fontana che scomparve per lasciare il posto appunto a questi grattacieli all'americana. Sono le visite del re, del principe ereditario, che addirittura poi si concluderanno con la visita del grande capo di Mussolini. Ecco, c'è la riproposta persino dell'appellativo Genova, per il governo di allora, per il governo fascista, non è più la superba, ma è la dominante. Questo era il carattere. E persino nelle piccole cose c'è questo tentativo di dare un fiato diverso, forse un po' maniloquente, a Genova. Persino la squadra del vecchio Genova attraversa un periodo di rinnovato splendore. E la squadra è il Genova degli Scarabello, dei Bertoni, dei Neri, dei Conti, dei Marchi e Sardelli, dei Genta, dei Perrazzolo, eccetera, eccetera. Arriverà a un pelo da conquistare il suo ulteriore scudetto. Ironia della sorte, questa operazione avviene adottando il sistema, il gioco del sistema inglese e sotto la guida di un allenatore inglese, Mr. Garbutt. Siamo arrivati al punto in cui
anche a Genova si celebra il successo di Govi. Il successo di Govi. C'è una grande rimpatriata, una grande rentrée. Siamo nel 1931. Sì. E dopo Parigi, i rapporti di Govi con l'Accademia dei Filodrammatici, che erano bruschi. Molto bruschi, da 15 anni, da mi pare. 15 anni, sì. Si rapacificano. Sì. In difatti, che modo? E difatti c'è stato, l'hanno mandato a chiamare, e si vede che ci sarà stato un consiglio e avranno detto. Insomma, noi abbiamo sbagliato e adesso richiamiamo Govi e lo onoriamo come merita. E hanno voluto onorare Govi nello stesso teatro, cioè all'Accademia, a Sant'Agostino. L'Accademia Sant'Agostino, nella quale Accademia era stato licenziato 15 anni prima e piuttosto bruscamente. E lui recitò. Al Teatro Nazionale. Era il Teatro Nazionale. Ecco, lui recitò, mi pare di aver letto, che recitò il terzo atto recitò di Pignasecca e Pignaverde. Pignasecca e Pignaverde. L'hanno fatto socio onorario. E Gilberto, molto contento, ha voluto dire, come vedete, rientro a testa alta, adesso siamo pari e patta. Una serata bellissima, commovente. E anche di grande soddisfazione per Gilberto Govi. Tutto è bene quello che finisce bene. Possiamo dire che i primi anni del decennio 1930 sono allora gli anni del consolidamento di questo successo che abbiamo visto sempre crescente. Ecco, in questi anni si consolida la fama e il prestigio di Govi e dei suoi attori. Govi è una gloria nazionale. Il regime fascista, alla ricerca di consensi, non può ignorarlo. Nel camerino di Govi, per esempio a Roma, eccetera, spesso si recavano molte autorità, andavano tutti a salutarlo. Tutti, guardi. Ma diciamo anche la parola, andavano anche i gerarchi. Logico. Tanti ministri a Genova, a Roma, quando noi eravamo a Roma, il camerino di Govi c'erano sempre dei ministri. Anzi, una sera Balbo, una sera è entrato e c'erano diversi ministri, e altri, e ha detto, ma qui siamo quasi al completo, si potrebbe fare addirittura un consiglio dei ministri. Ci mancava il capo, insomma. Ecco, mancava il capo, difatti lei mi ricorda questo particolare, difatti Balbo ha detto, qui manca il capo. E poi si potrebbe fare il consiglio dei ministri. Però Mussolini venne a vederlo. Sì, parecchio. Anche la Edda Mussolini, molto spesso la Edda Mussolini, dicevano che era in palco. Evidentemente gli piacque Mussolini poche volte. Eh? Evidentemente sì, perché se la Edda veniva sovente con altri amici, vuol dire che gli piaceva. E Mussolini poi è stato lui che ha mandato a chiamare Govi, per conoscerlo, mai è venuto in palcoscenico, mai. Però l'ha mandato a chiamare, Govi naturalmente emozionato è andato a conoscere Mussolini e Mussolini gli ha offerto la sua fotografia che difatti è ancora qui nel nostro studio. Bisogna dire la verità, Balbo era proprio un innamorato dell'arte di Govi, vero? Direi quasi che quando noi eravamo a Roma, ma spessissimo, quasi tutte le sere, anche sempre se era la stessa commedia, lui andava da Govi a salutarlo e a gustare. Balbo era Emiliano. Quindi c'è anche il caso. E quando Balbo è stato nominato governatore a Tripoli, allora ha sentito proprio il bisogno di mandarci a chiamare e siamo rimasti a Tripoli, quando appunto Balbo era governatore, siamo rimasti a Tripoli 15 giorni. 15 giorni. Sì, c'era tutta l'ufficialità, vero? Lei ricorda quanti spettacoli, quante commedie? Tutto il repertorio che avevamo, ogni sera si cambiava. Nel 1934 Govi, per la prima volta da quando calca le tavole del palcoscenico, non si ripresenta al suo pubblico, non riunisce la compagnia. A parte motivi contingenti, è certo una pausa di riflessione. A metà degli anni 30 Govi è sulla soglia dei 50 anni, recita da oltre 30 anni, da oltre 10, ha fatto del teatro la sua professione. In questo periodo ha interpretato, anzi creato, oltre 70 personaggi, ha avuto grandissime soddisfazioni materiali e artistiche, ha conquistato l'Italia e l'estero, ha posto le basi di quello che sarà il mito Govi. A questo punto occorre precisare un concetto fondamentale. Govi, nato nel 1885, deriva direttamente dalla Genova dell'Ottocento.
formatosi nei primissimi anni del Novecento, interpretando inizialmente le commedie di Niccolò Bacigalupo, che rappresentavano tipi e caratteri della seconda metà dell'Ottocento, Govi è fondamentalmente uomo dell'Ottocento, espressione tipica di un mondo e di una concezione teatrale dell'arte, oggi da noi molto lontana e forse non facilmente comprensibile. Nel 1934 l'evoluzione della sua creazione artistica è arrivata al punto più alto dell'arco interpretativo. Quando, dopo un anno di pausa, nel 1935 riformerà compagnia, sfronderà il repertorio, scegliendo poche commedie sicure. Ripeterà interpretazioni e tipi. Non sarà un riposarsi sugli allori. Govi continuerà la sua ricerca di approfondimento interpretativo, ma dopo il 1935 non saranno molte le novità affrontate e ancora meno saranno dopo l'interruzione della guerra del 1940. Ma il suo pubblico entusiasta continua ad affollare i teatri dove Govi presenta i suoi tipi, visti e rivisti, ma sempre nuovi, sempre godibili, quasi a ricercare in essi delle certezze in un mondo che rapidamente cambia e si evolve e per ritrovare in essi ricordi e rimpianti di un mondo scomparso e irrimediabilmente perduto. Faustin Cavigia è il protagonista di Quello Buonanima, un personaggio creato da Govi intorno al 1925. La commedia di Ugo Palmerini rimarrà nel repertorio di Govi fino alla fine degli anni 60, per oltre 30 anni. Critica da Il Popolo di Roma, 1930. Il personaggio di Faustin Cavigia ha già di per sé un bel disegno vigoroso e spiccante nell'economia della commedia, ma il Govi gli comunica un fiato erculeo insospettato. Gli dà delle vibrazioni sonanti, lo fa vivere volumetricamente dandogli un'architettura che non si può esitare a chiamare monumentale. Ne fa uno di quei personaggi che non si possono più dimenticare e che ogni volta che si affacciano alla memoria continuano a farci ridere. Ieri sera poi Govi, sentendo forse serpeggiare nello splendido auditorio che si pigiava nell'ampia sala un'insolita festevolezza e una più commossa simpatia ammirativa, riuscì persino a superare se stesso, il che è inaudito, poiché egli è sempre insuperabile. Testimonianza di Iole Lorena, già attrice della compagnia Govi. Govi era un timido. Ah, quindi c'è l'aspetto della timidezza, sì, di Govi. Sì, senz'altro. Ecco, ce lo racconti. Noi, dunque, stavamo provando Quello Buonanima. Quello Buonanima, io facevo la parte di una contadinotta, però un po' furbesca. Sì, un po' vivace. Un po' vivace, esatto, no? Allora, il secondo atto terminava con un valzer che noi due ballavamo. Lui sapeva dei miei precedenti, ovviamente, sapeva che io ero un'ottima ballerina. E allora, quando si trattò di iniziare questo ballo, mi disse: signora, mi guidi lei? Io dissi: ma commendatore, lei vada, non si preoccupi, io la seguo. Allora mi cinse così la vita e io sentii che tremava. Allora gli dissi ancora: commendatore, vada tranquillo che io la seguo. Difatti tutte le sere facevamo dei valzer che erano magnifici. Critica da Il Messaggero, 1930. Di tutti i nostri attori dialettali, è senza dubbio quello che porta le impronte della sua regione e della sua razza nel modo più profondo e spiccato. Non ha perciò bisogno di grandi sforzi per raggiungere l'efficacia pittoresca. Gli sgorga istintiva da tutto l'essere, mutando in ligure ogni aspetto e ogni manifestazione, come Mida mutava tutto in oro. Govi è veramente uno dei migliori che possa oggi vantare il nostro teatro. È tanto più ammirevole in quanto ha saputo crearsi una compagnia ricca di affiatamento e del tutto priva di quel guittismo che è la peggior piaga del nostro teatro dialettale e spesso anche dell'altro, purtroppo. Tutto. Govi. Si è sempre sentito dire, più o meno sono tutti d'accordo su questo punto,
che Govi all'inizio della carriera ha dovuto crearsi un po' dal nulla il proprio repertorio. Questo perché non esisteva altro materiale disponibile che le tre commedie di Bacigalupo di cui lui si è servito. In effetti non si può dire che il teatro genovese, il teatro in dialetto o se preferite in lingua genovese, sia molto ricco di tradizioni. Nonostante abbia goduto nei secoli, specialmente nel 6 e 700, di una intensa attività di compagnie, di impresari, Goldoni trovò Giuseppe Imer, un impresario genovese addirittura a Venezia, al San Samuele, però è abbastanza povero di autori. Abbastanza povero di autori, e se vogliamo, finito così il periodo che va dal Medioevo all'Umanesimo, il periodo del teatro sacro, delle sacre rappresentazioni, delle laude, delle passioni, come quella di Jacopo da Varagine o quella della Santa Caterina di Alessandria, se vogliamo, poi dopo così gli autori sono una sorta di isolati presenze che galleggiano nel mare dei secoli. Il primo fenomeno che incontriamo apprezzabile è il Barro di Paolo Foglietta, da precisare che è molto aderente alla vita genovese del Cinquecento, ma è scritto in lingua. Poi nel Seicento, invece bilingue, parte in italiano e parte in genovese, abbiamo tutta l'opera di Anton Giulio Brignole Sale, che sono tre commedie, quindi non eccessiva, comunque I due anelli simili, Il geloso non geloso e I comici schiavi, sempre dello stesso periodo, 600, coetaneo di Brignole Sale, è Francesco Maria Marini che dà un fazzoletto per il quale Brignole Sale scrive poi un intermezzo. Abbiamo ancora una zingara dello Sgambati, sempre nel 600, e poi l'unica occasione teatrale della tradizione genovese nel 700, Steva De Franchi. Chi è Steva De Franchi? È un marchese illuminato che scrive interessandosi del popolo e ha tutta una lunga produzione in dialetto, però non originale. Non originale perché si rifà a Molière, si rifà talvolta a Goldoni, si rifà a Palaprà, si rifà agli autori francesi allora in voga e li adatta a realtà genovesi. Le furberie di Scapino, per esempio, diventano in mano al De Franchi le furberie de Munodda, Munodda è il nome di un facchino genovese, le Médecins malgré lui di Molieriano diventa un Megu per forza, il medico per forza. Poi c'è un trabocchetto a Lucandea de San Pedenga, la locandiera di San Pier d'Arena, che non è la trascrizione della locandiera di Goldoni, c'è soltanto il riferimento al personaggio della protagonista. Per il resto abbiamo il gusto della traduzione francese che va anche nell'Ottocento. Nell'Ottocento, anche sino alla fine dell'Ottocento, c'è tutto un repertorio di Boulevard, c'è tutto un repertorio di commerciale che viene tradotto anche anonimamente e utilizzato per le occasioni che servono. Nell'Ottocento poi incontriamo naturalmente Nicolino Bacigalupo. Beh, in realtà questa statua, più che onorare Nicolò Bacigalupo, è un cippo che ricorda la nascita del teatro genovese. Il teatro genovese moderno, intendendo per moderno l'inizio della metà dell'Ottocento, incomincia con Bacigalupo e Govi ne trae proprio i fondamenti del repertorio, quelle sue tre commedie, I Manesi per Maiana Figgia, Pigia su Mado, Rosso Cartà e Ciuapuia che Umà, specialmente la prima, sono le fondamenta del repertorio goviano. Gli unici testi scritti che Govi trova e prende e usa, ma li trova non già scritti per lui, li trova lì giacenti da quasi 50 anni, perché Bacigalupo visse tra l'837 e il 904, si può pensare che siano tutti stati scritti nella seconda metà del secolo. Govi incomincia a recitarli prima con la compagnia filodrammatica del Cavalier Castelli e poi quando fa la dialettale genovese e successivamente ancora con la sua compagnia, incomincia a recitarli
50 anni dopo, e i Manesi li porta addirittura alla fine della carriera, negli anni 60, quindi recita, direi, un secolo dopo ancora questo testo di Bacigalupo. Insieme a lui un altro autore, un sacerdote, il Persoglio, che ha due commedie, I pastori al presepio e Processo a un asino, Processo ai nase, ma si tratta di una presenza non del tutto determinante. Quindi, come vedete, è quasi un deserto, pochissime oasi, pochissimi palmizi e quasi un deserto, la tradizione scritta del teatro genovese. E dopo il deserto, Govi. Eccoli i suoi copioni, quei copioni su cui ha pazientemente costruito dal nulla la sua fama. Oltre 100 commedie, di cui 75 certe e catalogate. Ma chi sono gli scrittori, gli autori di Govi? Il teatro in dialetto di altre regioni, il veneto, il napoletano, il siciliano, il piemontese, il milanese, il romano, il toscano, è ricchissimo di testi e di autori. Alcuni sono ormai entrati come classici nella storia del teatro italiano. Invece abbiamo visto che il teatro genovese non ha tradizione, non ha storia. Govi doveva, partendo da zero, inventarsi un repertorio. Non avevo grandi possibilità di scelta in fatto di repertorio e mi orientai verso Niccolò Bacigalupo, che aveva lasciato 6 o 7 eccellenti lavori. Cercai di scavare i personaggi rompendo la crosta della loro superficie. Il lavoro di scelta fu molto laborioso. Ricordo ancora il lungo lavoro di adattamento che si rese necessario prima che il copione dei Manesi per Maiana Figgia fosse pronto per il palcoscenico. Le prime commedie incontrarono il pieno favore del pubblico. Cercai ancora, sperando di trovare qualche opera di Steva De Franchi, che aveva tradotto in genovese alcune commedie di Molière. Qualcosa di buono c'era, ma la parlata arcaica si rivelò un ostacolo pressoché insormontabile. Per esempio, il medico in genovese si chiama Umego, per il Franchi era invece Romego. E nella costruzione di una frase o di un più complesso dialogo si rivelavano fratture notevoli. Dovetti così rinunciare a mettere in scena una commedia di Molière sulla quale avevo puntato non poche speranze, cioè Il medico per forza. Esclusi i pochi testi classici, non gli rimane che tentare il nuovo. E un grande aiuto, Govi lo trova nel genovese Emanuele Canesi, scrittore e giornalista. Canesi, oltre a scrivere per Govi alcune commedie originali come Trotu d'Ase e Schioggio Campagna, si ispira alla letteratura. Da Arabella di De Marchi crea per Govi la fortunatissima commedia I Guastavin e Passalegua. E ancora Canesi cerca i testi là dove esistono, nel teatro dialettale di altre regioni. Traduce e riduce testi dal toscano, di Ugo Palmerini, di Novelli, dal veneto, del selvatico, di Giacinto Gallina, di Gino Rocca, di Renato Simoni, di Domenico Varagnolo, dal romano, di Ugo Falena, dal piemontese, Baretti, dal lombardo, Paolo Ferrari, Colantuoni, Forzano, persino dal francese, Bisson. Govi cercò autori originali, sollecitò a scrivere, lesse attentamente e annotò testi inviatigli da tutta Italia. Nel 1921 bandì addirittura un concorso per una commedia in dialetto genovese, di qualsiasi soggetto, ma preferibilmente non storico. Prometteva la rappresentazione delle prime 3 commedie prescelte, oltre a un premio in denaro. Invano, non ne uscì nessuna nuova commedia autenticamente ligure. Ed ecco allora Govi rivolgersi direttamente ad amici e conoscenti. Carlo Bocca, autore di Usin, Il riccio di mare, e Baruda e Pipia. Gigi Orengo, scultore, improvvisatosi autore per amicizia, scrisse per Govi Sotto a chi tocca e Ushu Narcisu, ispirato alla famosa vicenda Bruneri e Cannella. Aldo Acquarone, autore di Quando il gatto non c'è e Bocce. E Merigo Valentinetti, approdato al teatro per passione e amicizia, tra i suoi testi Gildo per Agallo ingegnere e Pigna secca e Pigna verde. Enzo La Rosa, romano, autore di Martin Toccaferro, In guardia, Voce di popolo, Il vaso di Pandora, Colpi di timone. Di Sabatino Lopez, Govi portò al successo Parodie C, ovvero Si chiude, si riapre, si lavora. E ricordiamo ancora Alessandro Varaldo, Scacco matto, Quando la rocca cerca il fuso, Masnata, Che l'inse, e Alfredo Morrone, Oscar Gardini, Baffico, Trivero, Livari, Monchiero, Jean Boutin, recentemente scomparsi Mario Morelli, autore di un bel testo originale, Una partita de pesci sè, Una partita di pesci salati, e Umberto Morucchio.
Impresa Trasporti, L'indimenticabile agosto 1925, Pesci rossi, Metallurgica e Tiscornia. Infine, Enrico Bassano. Scrittore, giornalista, critico, autore teatrale in lingua, scrisse per Govi una sola commedia, l'ultima interpretata dall'attore, una delle pochissime novità messe in scena nel dopoguerra. Il porto di casa mia. La commedia è forse la più nuova e interessante del repertorio goviano. Ma Govi la interpretò nel 1960, a 75 anni, e subito dopo smise di recitare. Eugenio Ferdinando Palmieri, Resto del Carlino, 1930. Questo teatro genovese non ha ampio respiro. Le commedioline si sfaldano intorno al tipo e alla caricatura. Le trame sono venerande, i personaggi non affermano nulla di nuovo. Di genovese non vi è che il dialetto. Ma l'arte di Govi soccorre gli autori e ripaga gli ascoltatori. Ecco un altro attore in cerca d'autore. Ecco un altro teatro in cerca di poeta. Possibile che Genova non offra alla fantasia dei suoi scrittori creature sanamente umane e colori meno usuali? Mai un palpito su queste scene, mai uno sdegno, mai uno slancio. Pierangelo Baratono, una volta, in un suo libro lontano, cercò Genova a lume di lanterna e la trovò nelle strade, sui moli, nelle taverne. Se gli autori del teatro genovese si mettessero a cercare la loro città non nella macchietta generica che è di tutti i paesi e di tutte le scene, ma nell'espressione più intima e più vera. Ma quanti sono gli autori genovesi che scrivono per Govi? Forse si contano sulle dita d'una mano. Rari devono essere dall'assoluta mancanza di intima genovesità, diciamo così, che nelle commedie rappresentate da quest'ottimo attore ciascuno può rilevare. Avvertiva l'altro giorno un giornalista: la razza dei genovesi è come quella dei Pellerossa, si sta spegnendo poco a poco. È un peccato per il mondo cui abbiamo regalato due cose grandi come l'America e la torta pasqualina. Eppure è così, e bisogna fin d'ora che difendiamo il nostro buon nome. Se no, come adesso dicono che l'America l'hanno scoperta gli spagnoli, diranno che la torta pasqualina l'hanno inventata i milanesi. Il ragionamento fila anche per il teatro di Govi. Ma se scopriranno che le commedie genovesi di adesso le hanno scritte toscani o emiliani o veneti, probabilmente scopriranno una verità. Di tutte le commedie interpretate, siano esse originali o riduzioni da altri dialetti, Govi risulta coautore. Intanto c'è da domandarsi, di suo, direttamente, ha mai scritto qualche cosa? No. Non ha mai sentito. Non è mai stato questo. Autore, no. Però, non ha mai neanche sentito il desiderio di farlo. Ecco, però era il coautore delle commedie che metteva in scena. Ecco, che dimensione ha, che senso ha questo termine coautore? Cioè a dire, come interveniva e che rapporti teneva con gli autori? Molti rapporti, cioè direi dall'inizio alla fine, ecco. Perché innanzitutto l'autore andava da Govi e gli diceva: ho un'idea, verrei un tipo così, cosa ti pare? Se a Govi piaceva, diceva: mi piace il tipo, va bene, svolgi pure questo tema, questo lavoro. E questo autore naturalmente cominciava a preparare la vicenda. Però se l'autore si trovava nella città stessa in cui l'autore lavorava, allora ogni tanto andava in camerino di Govi a dirgli a che punto era la vicenda e in quale modo poteva continuare, o se gli piaceva il suo modo di andare avanti. Ecco, quindi discutevano insieme anche dell'intreccio. Sì, l'intreccio della commedia. Fino alla fine. E una volta terminata la commedia? Una volta terminata la commedia, l'autore consegnava a Govi il copione, naturalmente scritto in italiano. Quindi l'intervento la grande fatica enorme di Govi doveva tradurre dall'italiano al genovese. Naturalmente questo è giovato molto, direi, a Govi, perché questa fatica sua gli dava il premio di poter entrare sempre di più nella vicenda, vivere sempre di più la vicenda e il personaggio suo, e quindi ecco che veniva fuori la creazione, specialmente del suo personaggio. Ma interveniva anche proprio sulle battute, cioè ho visto dei tagli, tagliava, modificava, soprattutto nei momenti più particolari, cioè i finali. Soprattutto i finali, ma anche le lungaggini.
ascoltava i consigli e se c'era qualche lungaggine, qualche cosa, allora lui prendeva nota e terminato lo spettacolo, perché noi facevamo sempre le prove generali, mai nelle città importanti, sempre nei piccoli centri, veniva a casa, veniva a casa e io ricordo, io non avevo la resistenza di Govi, veniva a casa e me ne andava a letto. Mentre lui qualche volta, persino magari fino alle 4 del mattino, era nel suo studio a correggere, modificare, aggiungere o tagliare, e in modo particolare ci teneva alla fine di ogni atto, che la chiusura fosse sempre come un fuoco d'artificio, direi, ecco, bella, piena, sì, comica, in modo da trascinasse proprio il pubblico all'applauso, alla gioia. Abbiamo in studio tre critici teatrali che hanno esercitato la loro professione nel periodo in cui Govi era al fulgore del successo e della popolarità, rispettivamente Tullio Cicciarelli, Carlo Marcello Rittman, Sandro Parrini. Li abbiamo invitati qui perché vorremmo fare un discorso critico con i critici su un aspetto critico del lavoro, dell'opera, dell'attore e dell'autore soprattutto, o coautore, Gilberto Govi, ossia i suoi rapporti con il repertorio, che è poi l'argomento, non dirò più critico, ma più problematico di tutta il complesso della sua personalità e del suo peso, del suo successo. Allora, Govi e il repertorio. Cicciarelli, vuoi cominciare tu? Sì, l'argomento è molto stimolante. Ti confesso però, tanto per essere chiaro subito, che mi trovo un po' imbarazzato, perché ogni qualvolta io ritorno, ripenso e rivedo l'esperienza centrale di Govi, mi accorgo che gli strumenti a mia disposizione, e alludo naturalmente agli strumenti di misurazione critica, sono labili, sono scarsi. Questo è il primo problema. Quindi anche un approccio nei confronti del repertorio goviano risente di questa, lo definirei, patologica insufficienza. Quindi questo secondo me è già un limite che io attribuisco all'attore, addirittura al creatore Govi. Voglio dire che Govi non sopporta, secondo il mio punto di vista, nessun giudizio di carattere critico. E giustamente è stato detto, mi pare anche da Mauro Manciotti, o probabilmente anche da altri, io sono d'accordo, è stato detto che in ultima analisi Govi è rimasto prigioniero, inceppato nel meccanismo del successo più travolgente. Ora, noi sappiamo che il successo talmente vistoso, talmente esteso e quindi talmente ampio e clamoroso non sopporta misurazioni di carattere critico. Pertanto ti rispondo che anche parlando del repertorio abbiamo pochi elementi a nostra disposizione. Polemica non è di oggi, risale a tante stagioni fa, perché Govi ha sempre fatto le stesse cose, per quale motivo non è andato oltre a Pigna Verde e Pigna Secca, per esempio, perché non ha esercitato un'azione magari di traduzione creando personaggi ben più piantati dal punto di vista della edilizia teatrale. Tutto questo sappiamo non è avvenuto. E già che ho la parola, vorrei aggiungere questo elemento che secondo me consente all'osservatore, allo storico, parliamone pure da un punto di vista storico, sono distaccato. Sono 20 anni dal suo addio del palcoscenico e 16 anni, dalla morte. 16 anni quindi dalla scomparsa, quindi abbiamo un certo margine, un certo spazio anche per fare dei discorsi, penso, abbastanza interessanti. Voglio anche dire questo, che Govi non ha creato nulla.
non ha creato una scuola... Cioè, nel senso non ha lasciato... Non ha lasciato, non c'è una scuola goviana, tanto per essere chiari. Ci sono delle imitazioni di carattere goviano, quasi meccaniche, e quindi da un punto di vista critico squallide, che non possono interessarci. Quindi Govi, prigioniero di questo successo, e anche si è portato dentro di sé, dietro di sé, tutto, non ha lasciato niente, non ha lasciato nessun margine. Poi si è mangiato tutto lo spazio disponibile. Tutto lo spazio disponibile, noi lo sappiamo, abbiamo documenti a nostra disposizione. Certo. Dunque, Cicciarelli ha fatto anche un discorso che travalica il rapporto stretto Govi-repertorio, come è giusto del resto, in quanto Govi è un fenomeno molto più ampio e quindi chiama in causa tanti motivi. Direi, se ho capito bene, che c'è un giusto storico distacco critico nelle affermazioni di Tullio. Se ho capito bene, anche Tullio ha detto che Govi era molto grande e lavorava sul nulla. Ecco, quindi questo è un po' il succo della prima parte. Allora chiederei a Rittmann, che cosa si può rimproverare a Govi tenendo presente che sì, era quel grande interprete, ma era anche il coautore dei suoi autori? Ecco, che cosa si può rimproverare a Govi? Questo è proprio il motivo più interessante. Il passaggio da coautore a autore che Govi non ha saputo fare. Perché non si è scritto le commedie? Lui lavorava su dei personaggi esistenti, che erano magari magri, su delle trame esistenti che non avevano veramente una architettura teatrale importante. Lavorava già nello scrivere. Ma lavorava nello scrivere. Questa è una pagina di un copione, molto rimaneggiata. Io lo conoscevo bene, quindi so come si aggiustava, rifaceva le battute. Certe volte diceva addirittura, datemi la situazione, che poi lo so io quello che dovrà dire il personaggio, perché lui se lo creava. Non ha mai avuto però il coraggio di affrontare un personaggio e una commedia classica, vera, importante. Ecco, questo è interessante, perché lui dunque non ha avuto il coraggio di scriversi da solo le battute e si serviva di Canovacci. Però si serviva solo di Canovacci, non ha mai affrontato un autore grosso, classico. Era questo che volevo dire. Aveva i numeri per farlo. Era questo che volevo dire. Come mai? Come mai? Tu eri in commissione quando gli è stato all'ente manifestazioni genovesi, quando mi pare nel 58-59, sì, più o meno adesso gli è stato offerto un gustoso testo, che veramente era gustoso perché proveniva da Molière ed era l'avaro, era gustoso perché era stato tradotto in genovese, in un genovese settecentesco dove si adoperava la R al posto della L, che era quello del Steva De Franchi. Pubblicato mi pare nell'830, era un testo veramente importante. Di fronte a Molière, di fronte al personaggio di Arpagone, Govi, non so, forse non se l'è sentita, era una grossa occasione per uscire dalla sua routine, una routine enorme, magnifica, di enorme successo, tutta basata su di lui, per uscire da questa routine ed entrare veramente in un mondo classico che lui aveva sempre tenuto un po' staccato. Preferì la routine, disse, questa è una battuta, dice, ma io faccio già pigna secca e pigna verde, perché devo fare la barba? Cosa Parrini, su questo rapporto così con gli autori, con i copioni, qual è la tua opinione? Ma la mia opinione, che può essere anche personale, può essere discutibile, è che l'interesse di Govi non fosse il copione o l'autore, ma Govi, proprio come fenomeno Govi, del quale ora sentiamo l'assenza, dirò poi perché, la mancanza, e non c'è la possibilità di continuazione, il fenomeno Govi trovasse la sua identificazione più sicura e anche condizionante, ma sicura soprattutto nel pubblico. Quindi Govi, creatore, non sentiva il bisogno di un pretesto, di un Canovaccio, come una volta nella commedia dell'arte bastava qualcosa per costruirci sopra movimenti, battute, eccetera, eccetera. Quindi sì, nel rispetto non assoluto, ma abbastanza consistente degli autori e dei loro copioni, Govi creava personaggi, situazioni e portava in porto
e altri successi che ben ricordiamo, le commedie scritte da altri. Però il fenomeno Govi, a mio avviso, lo dobbiamo vedere, come giustamente ha accennato Tullio all'inizio, fuori della sede critica, perché non può essere catalogato con termini critici tecnici, in quanto da questi termini critici tecnici il fenomeno Govi evade per forza naturale, insomma, e la sua grandezza è quella stessa cosa che lo condiziona, ovvero i suoi condizionamenti sono le ragioni della sua grandezza, se vogliamo. Ricordiamoci un momento al di fuori e pensiamo di averci assistito come noi critici, come gente superflua, o quantomeno. Ricordiamoci come si usciva dalle rappresentazioni, dalle recite goviane, dopo quelle tre ore di risate continue, non gratuite, neanche pesanti, neanche volgari, perché i personaggi, dobbiamo dirlo, a onore del vero e a onore di Govi, erano tutti umani e così le situazioni, anche se non si trattava di grandi testi. Noi uscivamo con qualcosa della quale avremmo forse bisogno anche oggi, in un tempo di nevrosi, spettatori addetti o non addetti alle cose teatrali, versati o non versati nei problemi del teatro. A noi verso Govi deve restare questo senso di gratitudine per ciò che ha dato alla nostra serenità o ai nostri rasserenamenti, certo, di allora. Certo. E in quanto alla continuità, noi dobbiamo vedere, scusate, può essere anche questa un'opinione personale, non una continuità del suo repertorio, dei suoi personaggi, che sarebbero, scusate la brutta parola, scimmiottature. Chi le ha fatte non ci è arrivato, allo stesso modo come quando morì Musco, Michele Abruzzo, pur bravo attore, non riuscì a rifare Musco. Ecco, bravo attore. Ma dobbiamo vedere un indirizzo, cioè il teatro in dialetto genovese si può e si deve fare anche cogliendo dalla vita attuale quelle espressioni che l'arte può restituire allo spettatore ancora oggi, 1980. Questo è l'eredità di Govi, secondo me. Non è il rifare i maneggi o il rifare colpi di timone o rifare qualsiasi testo con un attore bravo, più bravo. Insomma, no, qui non facciamo i nomi perché sono abbastanza recenti. Va bene, mi pare di capire che da questo primo giro di impressione che cosa è venuto fuori? È venuto fuori che in fondo il rapporto tra il critico e Govi era il rapporto tra il critico e l'attore, e l'interprete, e non il rapporto tra il critico e il coautore, in quanto abbiamo visto come strumentalizzasse la fase creativa. Parrini ha aperto però una prospettiva che mi pare forse possiamo ancora dedicarci due o tre minuti, nella maniera più concisa possibile, ma forse va toccata. Cioè, a parte la tonicità del teatro goviano, della comicità goviana, comicità che tonificava, tirava su lo spettatore, il problema dei Govi col teatro dialettale genovese. Ecco, Parrini ha, mi pare, detto che l'indicazione sta così in un'apertura generale e non in una ripetizione pura e semplice. Una scimmiottatura pura e semplice. Scusate. Ecco, su Govi e il repertorio genovese, il teatro genovese, il teatro dialettale genovese, che cosa, quale rapporto vedi, Cicciarelli? Ma io insomma non vedo un grande rapporto, anche perché vorrei fare questa osservazione, che me l'ha suggerita una considerazione molto intelligente di Ritma. Cioè Ritma a un certo punto, affrontando l'immagine di Govi nei rapporti con i testi, autore, attore, giunge a un punto, secondo me, centrale. Cioè dice, non ha avuto mai il coraggio, le è mancato il coraggio, di imbarcarsi nella ricerca analitica di un grande personaggio. Avete accennato, rievocando un episodio dell'ente manifestazioni genovese, avete accennato al ricordo di Molière, la Varga, che poi ha fatto Chiapparino, insomma, ci sono dei precedenti. Ma la mia osservazione, perché è mancato questo coraggio? Secondo me, e questo è un po' la coerenza, dico,
Govi è figlio della piccola borghesia. Govi rappresenta l'immagine eterna di determinati caratteri che non escono mai di lì. Se noi ripercorriamo tutto attraverso i Canovacci stessi, tutto il repertorio di Govi dagli anni, non so, dagli anni 10 alla fine degli anni 50, con la guerra in mezzo, noi vediamo che sono due guerre, prima guerra e seconda guerra, 14 è la guerra del 40. Ebbene, Govi è figlio proprio della piccola borghesia, ma quella borghesia genovese che ha fatto scrivere colonne di piombo, anche non esatte. Non esatte, ma certa un po' questa ristrettezza, questa miopia. Certo conservatorismo, diciamo. Miopia mentale, conservatorismo, obbedienza cieca, pronta e assoluta nei confronti del conformismo, dei canoni del conformismo. Quindi volevo rispondere a Ridva, il coraggio non poteva esserci perché è figlio di questa situazione storica e politica. L'intervento di Cicciarelli è molto polemico, sei d'accordo Marcello? Sono d'accordo relativamente, perché poi si è trovato a lavorare negli ultimi anni, Govi, si è trovato purtroppo a lavorare già in età avanzata per poter fare una trasformazione che si era resa assolutamente indispensabile da quello che è arrivato nel teatro nel dopoguerra. Certo. Come Govi non poteva uscire. Nel 45 aveva 60 anni. Quando è cominciato ad arrivare tutto il teatro americano, quando è cominciato ad arrivare certo il teatro regista, più libero, cioè, il teatro realista, e Brecht, il teatro epico. Quando sono arrivate tutte queste novità e queste trasformazioni, Govi era troppo in età avanzata per poterle, in un certo senso, manipolare a suo vantaggio anche in un teatro dialettale. Ecco perché a un certo punto non ha avuto né la forza né il coraggio di attaccarsi a... E forse questo lo avrebbe portato e lo avrebbe salvato rivolgendosi ai classici. Lui avrebbe potuto effettivamente rivolgersi ai classici. Lui era soprattutto un osservatore straordinario, la sua certa sua esperienza fatta all'Accademia di Belle Arti, quando disegnava, lo aveva portato poi, girando per le strade, a cogliere certi tratti caratteristici. Ed era veramente il lavoro sul trucco e il lavoro sul personaggio, il lavoro sulle loro espressioni, il lavoro sulla loro fraseologia, perché lui a un certo momento adoperava delle espressioni che sono tipiche della borghesia, anche del popolo genovese, del popolino, quello che lui frequentava di Piazza Banchi. Ecco perché dico, a un certo punto avrebbe potuto fare anche l'autore, se avesse avuto la muscolatura sufficiente per scriversi quei personaggi che lui rimaneggiava nelle cose altrui, probabilmente ci avrebbe dato anche un teatro dialettale che sarebbe durato. Invece purtroppo il teatro dialettale, nel senso scritto, la commedia dialettale, la vera struttura del teatro, non c'è stata, e probabilmente il grosso autore che si sarebbe rivolto a Govi, perché oramai Govi aveva una tale popolarità e invogliava anche a scrivere per lui, il grosso autore si sentiva un pochino staccato, perché lui lavorava poi i personaggi a modo suo, e viceversa l'autore vero, che intravede un nuovo tipo di teatro, insomma, non più quello di una volta, non accetta questo rapporto. Sì, d'altra parte c'è anche da considerare però che se era così attento alla precisione antropologica e psicologica tirava fuori l'effetto comico sempre preciso dei suoi personaggi, le sue interpretazioni apparivano bloccate, in quanto che i suoi personaggi non avevano mai e non hanno mai avuto uno sviluppo dialettico interno. Insomma, sono le sue interpretazioni e i suoi tipi cominciavano e così finivano, ecco, quindi c'era anche un po' questo diaframma a affrontare i classici. Allora forse si ritorna al discorso di Parrini e il condizionamento del pubblico. Io vorrei appunto, trovo giusto questa osservazione di ritmo per il fatto che non se la sentisse, ma che non, in fin dei conti di fare questi personaggi del teatro classico non gliene interessava poi tanto a Govi.
creatore com'era dei suoi stessi personaggi e, scusate, una parola che ancora non si è detta, regista completo, puntiglioso, preciso e onesto di se stesso, dei suoi personaggi e dei testi che lui adattava. Quindi io trovo che in questo, oltre al fatto che Govi faceva un corpo unico col suo pubblico, in questo lui sarebbe sì diventato un grande autore, solo che ne avesse avuto l'intenzione di mettere questa etichetta di autore a quella di riduttore, ovvero di dare coautore, quella di coautore, eccetera. Lo sarebbe senz'altro diventato, tanto più che la cosa, come giustamente appunto è stato detto, tanto da Cicciarelli che da Ritma, c'è stato un divenire dagli inizi di Govi al 45. Gli inizi di Govi, ricordiamo una frase, non è una buttata, è una frase, il vecchio genovese, quello del contratto con stretta di mano, diceva, non è una cosa da riderci sopra, ma è una cosa seria, mi a teatro che vago se che Ricci o se che Govi. Che in termini teatrali significa vado a teatro soltanto a vedere chi mi fa piangere o chi mi fa ridere. Dicono che le mie commedie non rientrano nel rango eletto delle cose di pensiero e non reggerebbero prescindendo dall'attore. Ringrazio Dio che sia così. E così deve continuare a essere. Nel teatro attuale i personaggi sono tutti intelligentissimi, profondi, dotati di cospicuo senso autocritico e introspettivo. Nella vita questo non è. Quindi il teatro svisa e sublima la vita, dandone una visione esagerata nei suoi valori intellettuali e psicologici. Non so se il pubblico ami vedere sempre queste cose, cose difficili, lontane dalla realtà, ma propendo più per il no. E quindi ritengo che il meglio sia continuare a mettere in scena la vicenda del salumiere e del calzolaio. Il dottor Carlo Terron ha tenuto la critica teatrale sui quotidiani di Milano per molti, molti anni, ed erano gli anni della gloria di Govi. Sì, sì, proprio della gloria di Govi. Ecco, un giudizio, un primo giudizio a caldo. Cosa vuole? Govi. Con Govi si deve parlare di fenomeno. Fenomeno, intendiamoci, perché l'importanza e la grandezza anche inventiva, interpretativa di Govi, a questo punto non si discute, direi. Benché si potrebbe un po' essere anche con una certa obiettività, se lo si potrebbe anche collocare giusto per quello che è stato. In che rapporti era Govi ottimi, con i critici? Ottimi, sempre con tutti. Il rapporto tra Govi e la critica a un certo punto si è trovata, diciamo la verità, intimidita di fronte a Govi, perché si è trovata di fronte a un fenomeno, è come una piena, insomma, a un certo punto il Vaillant, così, tracima nella valle, cosa vuol fare? Praticamente bisogna alzare le braccia, sperando di poter respirare con le dita, che sono quelle che restano fuori. Però qualche volta hanno anche fatto qualche critichetta che a Govi si vede non è piaciuta. Ha sorvolato, vero? Ha cercato di non ricordare, di continuare nel suo lavoro e di tenersi sempre in buona amicizia coi critici, anche perché era necessario, era giusto, vero? Avevamo bisogno noi della critica, e anche se qualche volta non era benevola, rarissimamente, ma si sopportava. Però si vede che era rimasto in Gilberto qualche cosa che gli era spiaciuto di quello che deve aver detto qualche critico di cui non ricordo il nome. E allora ha approfittato in una commedia comica, nella quale commedia si parlava in un certo momento di critiche, allora lui è saltato su e ha detto: critici? Amarasci subito. Era un po' drastico. Amarasci subito. Per chi non lo sa, bisogna precisare che Marassi è il carcere di Genova. I critici, tutti in carcere. Tutti dentro e subito. Naturalmente l'aveva detto in tono brillante, quindi anche i critici hanno accettato la battuta sorridendo e benevolmente. Gianni Brera. Il vecchio Gilberto, quando ero ragazzo, mi entusiasmava. Poi, studiando un po' di più, così con l'avanzare degli anni scolastici e interessandomi di teatro un po' di più, ho constatato che non aveva repertorio il poveretto, quindi era un grande genio che poi pronunciava sciocchezze, diciamo. Non aveva,
non l'ho mai visto impegnato in un dramma, per esempio, sono convinto che la comicità istintiva di Govi, portata a contatto con argomenti drammatici, sarebbe rifulsa in maniera splendida, perché aveva un repertorio vastissimo questo povero uomo, però non usciva mai dalla tipologia ligure in quanto non aveva repertorio, questo ho constatato, e mi arrabbiavo anche, andando a sentirlo più volte di seguito, al Margherita per esempio, sentire che ricorreva alla battuta stereotipa perché sapeva in quel momento doveva far fare una risata, era veramente un metronomo, no? E questo me lo faceva ammirare di più e in parte compiangere, proprio perché l'avrei visto, non so, avesse avuto alle spalle un pagnol. Avrebbe fatto le grosse figure che ha fatto Remy, lo stesso Fernandel, capito? Lui aveva anche più corde nel suo strumento e avrebbe potuto fare delle cose immense se avesse avuto un repertorio. E lì cadiamo nel solito discorso triste del teatro italiano, no? Nessuno lo scrive perché non serve. È un paese che non ha teatro, non esiste, noi non abbiamo teatro. Govi praticamente è stato un grande attore che praticamente ha così affascinato le folle, però nasce e muore con se stesso. Quando un attore è importante, quando un attore rasenta il mattatore o quando è spinto per forza ad essere mattatore, come è capitato per Govi, un po' per temperamento suo, un po' perché il successo era tale che lo spingeva a questo, allievi non se ne lasciano. Però a un certo punto, questo bisogna dirlo, tra lui e la cultura teatrale italiana e specificamente tra lui e la cultura e l'intellettualità genovese, si creò una frattura che in qualche momento, sia pure tacitamente, fu anche un po' una tensione. Cesare Romana e Aidano Schmucker, da Il mito di Govi. I genovesi, nell'arco dei secoli, avevano dato vita a ben altre imprese di quelle che il teatro goviano ha fatto conoscere al mondo. Poche città, forse, come Genova, sono state condizionate dai fermenti sociali e ideologici che agitavano e agitano la vita nazionale. Poche città sono state scosse altrettanto drammaticamente, specie in questo secolo, dagli interrogativi e dai problemi pratici posti dall'evolversi della civiltà italiana. Parlare di Genova e ignorare tutto ciò significa ignorare succhi e vicende della nostra civiltà, nei suoi rapporti con la storia, passata o presente che sia. Culturalmente parlando, è questo un compromesso capace di generare equivoci pericolosi. A questo imperativo Govi e i suoi commediografi si sottrassero. Del carattere genovese attesero soltanto all'aspetto più arretrato, all'antiprogressismo, all'avarizia, alla smania retrograda che costituiscono il volto di certi ambienti del resto circoscritti di una certa società genovese. Un ritratto insomma parziale e perciò ingiusto di Genova, quello divulgato dal teatro goviano, che trova pertanto il suo maggiore limite nel ridursi, giusta quanto scriveva Giannino Galloni, ad un teatro piccolo borghese per un pubblico piccolo borghese. Se lei parla a tu per tu o ha parlato a tu per tu con rappresentanti del teatro o della narrativa o della cultura stessa genovesi e che parlino chiaro, gli dicono che Govi è venuto meno a quello che poteva essere il suo compito, perché se c'era uno, per concludere, che avrebbe potuto sollecitare, creare un repertorio moderno, contemporaneo, che è quello che più importa, genovese, era Govi. Govi questo non l'ha né tentato, né neanche ha avuto la vedutezza di rinunciare magari al successo clamoroso di quelle 3-4 commedie che ha rappresentato tutta la vita, perché salvo certe cose che ha fatto in origine poi si è ridotto a far 5 commedie che ha fatto per decenni, non ha neanche mai tentato. Per cui quando Govi praticamente per necessità naturali ha cessato di essere, di esistere, il teatro milanese genovese l'ha lasciato come l'aveva trovato, e cioè nulla. Dario G. Martini, critico teatrale. Govi, a mio parere, era l'attore del molto genericamente umano, del molto cioè quasi banale. Come riuscisse, partendo da premesse tanto minime,
a costruire tipi di straordinario rilievo, è uno di quei prodigi che non si spiegano se non con quel prodigio che si chiamava appunto Gilberto Govi. Spesso ci si è rammaricati che un attore così dotato sul palcoscenico non lo fosse altrettanto nella scelta dei testi. Ma chi lo avrebbe voluto più seriamente impegnato probabilmente sbagliava. Era proprio dal luogo comune, infatti, che Govi doveva partire per dire le cose importanti che, nonostante tutto, riusciva ad esprimere. La sua scarsa fiducia nella parola, nel dialogo, non era che un modo di dimostrare come si possa recitare anche niente se quel niente è comunque trasformabile, come era trasformabile per Govi, in autentica vita. Con la prossima puntata la biografia di Govi arriverà agli anni della guerra, 1940-1942. Vi riproporremo la commedia Colpi di timone e la cercheremo di mettere a confronto con il film Colpi di timone, tratto dalla commedia stessa che Govi girò nel 1942. Bene, coglieremo l'occasione per prendere in esame gli aspetti della recitazione dell'attore, parlandone con gli allievi della Scuola d'Arte Drammatica del Teatro Stabile di Genova. Zena li cumale, alle zena de pre, zena senza memoria, le zena de portoia, casana de buon senso, zena de San Vicenzo, pampano e figge alle zena d'umano. Zena de schegedena, le zena da madena, dell'offeggio de covo, zena de San Teodoro, zena tutti se ste, zena a scendere, zena brucia dal me, zena do grigio ben, zena ma se che penso, le zena de San Wenzu, de nastri e de parme, zena Samate, zena ve giamai nea, zena de Sant'Andrea, zena devo partire, zena de San Sci, zena da barconetto, de schiaia e campetto, zena de sempre quelli, de Susei e Mangelli. Zena da Feavagna, zena de Santa Gà, scoperta parmo a parmo, zena, zena do Carmo, cangiai non me ne accorso, le vigne de San Zorzo, de Crosetti de Mon, zena, de San Simon, zena del tempo antico, de Violetta, ed espigo e visaggio di ste, zena de casa me, zena de tutti quanti, zena di quattro canti, zena di frisciule, de ramp e de schine, zena de griffo e pluge, de no campo e da fuge, de magun e allegria, zena de sotturia. Zena, sbraggia e c'è tesi, le gole e di manesi.